Gabriele, il Varese non lo lascia. Io l'avevo detto già alla proprietà, come dicono loro, che in realtà è la maggioranza. Gabriele, il Varese non lo lascia. Mi sono dimesso, le mie dimissioni tra l'altro non sono mai state ratificate. In questo momento sono qui per riprendere il lavoro di tutti i giorni, quotidiano, per ridare un progetto, magari che riprenda un po' il percorso e lo spirito del nostro vecchio progetto, dove i soci fondatori si erano spesi in città, dove mi è stato detto che gli amici che c'erano l'anno scorso sicuramente ci daranno una mano anche quest'anno. Quindi sicuramente quello che serve adesso è serenità e tranquillità. Ho dato adesso la mia parola che in settimana, a più tardi entro venerdì, lo stipendio ai ragazzi verrà pagato, onoriamo anche l'impegno con i fornitori, ci serve del tempo tecnico per riprendere in mano, cos'è che hanno detto, i conti erano bloccati. Vabbè, per riprendere in mano i famosi conti bloccati, vedremo. Quindi, siamo qua ancora una volta a metterci la faccia e non solo, e come vedete, come ha detto Enzo, il Varese non finisce, Varese ha una vita sua, il Varese è dei varesini, il Varese è dei tifosi, della squadra, il Francoscola è sacro. E come ha scritto un mio amico, parole tombali, il campo li ha inghiottiti, quindi mi rimarrà per sempre in mente queste parole, il campo li ha inghiottiti, perché forse lo hanno violato, forse. Comunque, direi che la cosa importante adesso è trovare davvero la quadra tra tutti gli attori, far ritornare vicino le istituzioni. Ci serve un aiuto anche del sindaco, dell'amico Galimberti, che comunque deve dare una mano al Varese, magari non economicamente, ma sicuramente di sostegno per poter portare avanti questo progetto e riavvicinare le istituzioni al Varese Calcio, cosa che nell'ultimo periodo purtroppo non è avvenuto. Sicuramente il Varese non ha bandiera politica, non è e non deve neanche essere usato come una bandiera politica, ma sicuramente è un patrimonio della città che va aiutato e va amato. E credo che questo sia fortemente condiviso e voluto da tutti. Quello che oggi siamo qua, non siamo qui per fare proclami, promesse. Siamo qui per fare un passo alla volta i fatti, perché adesso servono solo i fatti, nient'altro. Prima di lasciare lo spazio alle domande dei giornalisti, Sì, io mi permetto, volevi aggiungere qualcosa? sì, volevo solo aggiungere, mi permetto di aggiungere una persona che ci è sempre stata vicina dal primo momento e voglio assolutamente dare la giusta rilevanza anche a lui, al dottor Donnini, che è uno dei professionisti che affianca il Varese e che da ieri sera alle 7 sta lavorando con tutti noi. Perché è una persona seria, perché è una persona che l'anno scorso, grazie a lui, siamo riusciti a iscriverci perché è volato a Roma giusto per portare l'assegno mentre aveva magari nel weekend qualcosa d'altro da fare e ci ha ridato subito la sua disponibilità. E ci tenevo perché, oltre che essere un amico, è un serissimo professionista. Volevo ringraziare soprattutto i fornitori perché hanno avuto pazienza e cortesia fino a, e ne avranno ancora di aspettare, attendere, sono stati rimbalzati con finte scadenze, adesso vediamo di riprendere in mano anche questo perché è importante anche chi ci ha dato una mano e non solo perché uno in primis che mi viene in mente è il signor Vanoni con cui parlavo prima, di cui il figlio ieri sera ha esordito uno sfogo personale, ma assolutamente legittimo, legittimo, perché quando ti vengono dette delle cose poi non mantenute, lo sfogo ci sta. Ma Vanoni ha garantito ancora una volta, mi ha dato la pacca sulla spalla dicendo ci sono per il Varese e ci sarò anche domani. Mentre ieri sembrava che non dovesse neanche sistemare il campo, quindi un ringraziamento davvero va anche a loro che ancora una volta dimostrano di esserci. Questa è la famiglia biancorossa, questo è lo spirito del Varese. Questo è lo spirito del Varese. Quando ci sono le difficoltà in famiglia ci si riunisce, ci si sostiene,
ci si compatta e se necessario la pagnotta la si divide. Questo è il nostro Varese.